Il TAR Abruzzo ha respinto per la seconda volta il ricorso per anticipare la caccia alla tortora il 4 e il 19 settembre nella nostra regione. Dopo aver riportato una prima sconfitta a seguito del ricorso proposto da WWF Italia e altre associazioni ambientaliste, la regione ha ricevuto la sospensione anche del nuovo atto emanato a ridosso di Ferragosto. Saltano quindi anche queste ulteriori giornate di caccia nella quale si sarebbero potute uccidere oltre 1000 tortore. È un'importante vittoria quella riportata dal WWF e dalle altre associazioni ambientaliste al TAR Abruzzo. La regione per ben due volte ha provato ad anticipare la caccia a una specie in forte difficoltà come la tortora selvatica, e per due volte il suo comportamento è stato censurato giustamente dalla TAR, che ha riconosciuto le buone ragioni della tutela dell'ambiente e del diritto. Ricordiamo che la tortora selvatica era stata indicata come una delle specie da non cacciare in questa stagione venatoria, e la regione Abruzzo invece ha tentato addirittura di anticipare con la preapertura. Preapertura di per sé assurda, tenuto conto anche dell'assoluta situazione di emergenza che ha vissuto la nostra regione per quanto riguarda gli incendi e la siccità, che avrebbero dovuto spingere il nostro governatore a fare delle scelte completamente diverse di tutela della fauna che ha subito dei danni gravissimi dagli incendi e da questa situazione di emergenza. Dunque caccia totalmente ferma in Abruzzo fino al 22 di settembre. Resta francamente incomprensibile l'atteggiamento della regione, che da anni continua a proporre dei provvedimenti che vengono poi puntualmente bocciati dal TAR perché palesemente illegittimi. Lo sanno perfettamente e continuano a farlo ugualmente perché cercano di accontentare le frange più oltranziste del mondo venatorio. È un modo sbagliato di amministrare, è un modo sbagliato di gestire la fauna che, ricordiamo, è un patrimonio indisponibile dello Stato e quindi un patrimonio di tutti noi e non soltanto di una sempre più ristretta minoranza di cacciatori.